Diritto alla salute dovrebbe essere per tutti e di tutti, non è sempre così come per gli invisibili che però hanno trovato la porta sempre aperta nel poliambulatorio della Caritas. Il servizio è di Isabella Di Chio. Noi siamo qua. Siamo qui, siamo insieme, se c'è un problema lo affrontiamo insieme. La porta è rimasta aperta anche in pieno lockdown. Siamo al poliambulatorio della Caritas di Roma, via Marsala, a due passi dalla stazione Termini. Qui vengono rintracciati gli invisibili tra gli invisibili, quelli che non hanno una casa dove rifugiarsi per evitare i contagi, uomini e donne che non hanno alcun tipo di assistenza sanitaria. Fare un tampone per una persona che vive per strada è qualcosa di impossibile quasi, allora lo devi veramente supportare. Accogliere è già a curare, non solo un motto che troviamo sulla parete del poliambulatorio, ma un dato di fatto. Lo spazio e l'approccio sono stati riorganizzati. Ora questa struttura è aperta solo nel pomeriggio, la mattina le stanze vengono sanificate. Durante il periodo lockdown, ad esempio, abbiamo visto su 450-500 persone, oltre 100 persone erano le persone che le avevamo viste per la prima volta. E anche adesso abbiamo circa un 25% di persone che vediamo per la prima volta, quindi non solo persone, vecchi pazienti. Noi generalmente, se è possibile, cerchiamo di dare appuntamento per identificare anche il medico più adatto per loro. Se no possono venire anche senza appuntamento. Il triage viene fatto all'esterno, si entra solo per le visite. Tanti i giovani che prestano servizio, come Federico, 22 anni, studente romano di medicina. I pazienti che arrivano spaventati, magari penso che un atteggiamento calmo, sincero, li possa anche aiutare appunto a convivere con questo ambiente. In questi spazi si incrociano gli occhi di uomini e donne, fragili sempre più ai margini. Le loro esistenze ferite qui vengono accolte. Prendersi cura, che è diverso, molto diverso da curare. Cioè c'è più un aspetto, in università dicono sempre, biomedico, psicosociale, a cui uno deve stare attento quando si rapporta al paziente. Solitudine, povertà, drammi profondi e anche problemi di salute. Alcuni di loro sono in attesa dei documenti. Pal ha 22 anni, arriva dal Pakistan, non ha un medico di base e qui ha trovato chi lo ascolta e lo cura. Adesso io sto facendo fisioterapia. Ho trovato bene con Caritas, quella lì che aiutano tutto poveri, tutto.